Buonasera a tutti, buongiorno, buonanotte, buon ritorno su Automation the Car Company Tycoon Game. Andiamo ora a vedere di creare una nuova vettura, creare, modificare e quant'altro. Realizzare è vietato usare i telefoni cellulari in ufficio, perché sennò si vanno a alterare i risultati di questo tizio qua con i baffi. Abbiamo la nostra stampante del 87, un oscilloscopio e un altro oscilloscopio, una tastiera del 90 e andiamo avanti. Bene, proseguiamo con la scelta della carrozzeria. Allora, quello che volevo fare io adesso è aspettare che carichi le carrozzerie. Intanto mettere aggiornare al 2020 e volevo creare una bella macchinona, un macchinone un po' di lusso. Questa mi piace. Un macchinone di lusso un po' particolare, andiamo subito a fibra di vetro, mi pare il caso. Allora, io lo farei in alluminio con un monoscocca normale e sempre in alluminio. Sì. Ok, motore, mettiamo un motore anteriore longitudinale, mettiamo un V6, probabilmente adesso vediamo un pochino. Allora, mettiamo per ora il MacPherson davanti e le multilink dietro, che abbiamo un bel po' di escursione, dovremmo avere, quindi dovremmo essere abbastanza liberi per fare tutto quello che dobbiamo fare con le nostre sospensioni. Se nel caso ci fossero problemi poi dell'assetto lo andiamo poi a verificare. Cambiamo un po', mettiamo un motore boxer a 6 cilindri in lega di magnesio, lo facciamo, la macchina è grossa, io farei almeno un 3200, un pochino 88 e pistone da 87 mm. Così è troppo. No. Vabbè, lasciamo così. Lasciamo 88-87. Vediamo un po' se mi sale un po' di più. Forse facciamo 88-88. Facciamo preciso. Ok. Deve essere leggermente inferiore, sennò poi si passa di categoria e si sale con l'assicurazione, i bolli, i consumi, si lazzi. Allora, ovviamente un motore moderno, facciamo con facciamo con un motore un pochino più moderno, con 5 valvole, dai, per cilindro, ovviamente in acciaio inossidabile, queste non badiamo a spese per queste cose qui. Il motore deve essere affidabile, perché è una macchina che deve portare gli nostri lunghi viaggi con la famiglia, quindi deve essere una macchina duratura, affidabile. Allora, quindi praticamente lascerei per ora così, ma leggermente, poi ovviamente qua ci mettiamo la qualità alta. Allora, un turbo compressore o su cuscino trasfere ce lo mettiamo, intercooler ce lo mettiamo. Poi andiamo a vedere la dimensione del... Allora, ovviamente
motore un pochino prestazionale ce lo facciamo avere. Peccato che non c'è il diesel in questo gioco, mi sarebbe piaciuto fare qualche motorizzazione in più diesel. Vabbè, questo però lasciamo così, poi andiamo a vedere quando completiamo in diretto, ovviamente con la super 98 ottani. Ok, per ora lasciamo così, lo scarico doppio, un po' più grande, un centinaio. Allora qui ci mettiamo un bel, allora già abbiamo un bel motorino, abbiamo già un bel motorino non esagerato, un motore che può da dire la sua. Andiamo a vedere un attimo una cosa però sulla questione consumi. Ok, direi che no, che c'è ancora vita sul motore, ecco, non c'è più, a 7700 7800, lo facciamo calmare, abbiamo 500 giri di massima potenza di elasticità. Va bene, mi piace. Ok, assomiglia vagamente a una macchina tedesca, ovviamente non c'è nulla da fare qua. Non si può fare nulla. Bisogna lasciare per forza così, solo la porta si può spostare. Ma sembrerebbe di sì. Ricordiamo che questa è una mod, quindi ci sta che non abbia molte possibilità. Allora, andiamo avanti. Iniziamo dalla griglia o iniziamo dai fari? Io inizierei dai fari. Da questi mi piacciono. Già questi mi piacciono, in stile Lambo, e ci si potrebbe associare una griglia del genere, così. Ok, vediamo un po' se metterla in gira così. Ok, abbastanza cattiva, e poi ci mettiamo altre due grigliettine un po' più piccine con dei fendinebbia inseriti. Allora io farei una robetta del genere, ci metterei uno di questi qua girato di 90 gradi, punta davanti, sì, così, e ci aggiungerei se possibile una firmina luminosa, questo qui sempre anteriore, una firmina luminosa, ok. Direi che ci siamo. Automotion. Allora, questa però va nel carrozzeria. Grazie. Passiamo al lato. Allora, col lato possiamo fare la freccia. Freccina piccola, non ci sta a medagliare queste frecce. Wait a minute. Ok, freccia, andiamo a fare la parte superiore del cofano, dove ci andiamo a inserire una griglia un po'
po' così, un po' più piccina, un po' più verniciosa, un po' più verniciosa e un po' più verniciosa. Ok, poi ci mettiamo gli sgrizzi. Ai. Ok, li mettiamo lì, gli sgrizzi, poi ci mettiamo un tergicristallo in direzione giusta. Sotto qui, ok, un'altra di qui, girato, ok, sempre allargato più o meno nella misura, più o meno ci siamo, vediamo che difficilmente sono uguali i tergiversi nelle macchine. Ok, vai, troppo su, troppo su, troppo su, ok, a posto. Va bene, ci guarda, specchietti, 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 specchietti. Allora, specchietto ci metterei un bello specchietto. Un po' corposo ma allo stesso tempo sportivo. Fammi un po' vedere questo. Ecco, questo mi piace. Già della dimensione giusta. È un po' basso. No, è giusto, cioè l'altezza è giusta, perché sennò poi. Perché in realtà andrei verso qui. Ecco, in realtà andrebbe messo qui, però se lo metto qui, ok, ora è alto giusto. E maniglia, 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 facciamo una maniglia un po' stilosa. Allora ci mettiamo una maniglia un pochino di quelle un po' moderne a rientrare, eh. L'unico problema è che poi, come al solito, non abbiamo la controparte, perché abbiamo soltanto questo qua, quindi dietro ci tocca mettere poi una con la chiave che dovremmo andare a occultare. Ecco, pare avevo 50% di possibilità e andiamo a occultare quella con la chiave. Non so se metterla qui o più in alto, io la metterei più in alto, eh. Ok, qui l'abbiamo fatto, qui l'abbiamo fatto. Ci metterei anche un tocchetto di sportività. Qui ci metterei un pezzettino di sportività qua, cromata, sportività cromata, ok, cromata, ok, che sono leggermente a scalare, questo è un po' più grande, questo è un po' più piccolo, questo è un po' più. Allora,
passiamo alla cosa che mi dimentico sempre, il tappo del carburante, che non mi ascolto tutte le volte. Allora, dov'è il tappo? Dove sei tappo? Allora, classico tappo del carburante, va benissimo lì. Allora, e l'antenna, già che ci sono, ci mettiamo anche l'antennina. L'antenna ci mettiamo questa. Va bene, lasciamo tutto così, questa lasciamo tutto così, luci posteriori, abbiamo forse per la prima volta il palazzo della scelta. Questo posteriore si adatta un pochino a tante interpretazioni. Allora, questo mi guardo. Bello grosso, bello, questo mi piace. Che ne dite? Vi garba? Ok, l'unica cosa è che a sto punto qui ci vuole qualcosa, perché ci metterei un nostro incavo dove sono i paraurti. Un nostro incavo qua ci vorrebbe, ovviamente un passo più largo. No, schifidol, così invece più alto. Ci sarebbe questo, se no c'è la possibilità, niente, ci questo e basta. Ok, e potremmo vedere di metterci a sto punto una firmina luminosa qua. Sottile, sottile, che unisce i due faretti qua dietro, ancora in avanti. Questa la portiamo un pochino in su e la stringiamo un attimino, la facciamo arrivare a filo filo, una firmina così, tanto per questo, no, per riempire un pochino il vuoto. Andiamo a metterci le marmitte. No, non mi piace. Andiamo a metterci prima, allora, prima la maniglia. Qui abbiamo una bella maniglia di apertura del bagaglio. Anche in qualche modo bisognerà aprire questo bagagliaio. Vediamo che si apre da qua, ovviamente, perché sono è tagliato. È al centro? Sì. Piaceva più qui però a me, Ok, allora andiamo a metterci un'uscita, va. No, non ce la mette. Ah, metti, va. Poi la sposta. Allora, siamo al centro, abbassiamo un po'. Ok. Ancora un pochetto. Quindi così non va, va bene. E altre due grigliette qui dietro. Allora, ci mettiamo due grigliette così. Normali. Gira, gira, specchia. Ok, dalle quali ci facciamo uscire gli scarichi.
scarichi noti di ok. No, sotto, grazie. Ok. 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 Specchia. Specchia. Ok. Allora, resta da mettere il cerchio e basta. E un tocco sportivo che ci può essere. Un piccolo tocchetto sportivo ce lo mettiamo qui davanti perché ci garba così a noi. Allora, sfiato, peso d'aria, peso d'aria. No, così, in lunghezza così. Ok, due giusto per alloggiare la turbina, mica per altro. Se no, se facciamo tutto, cosa succede? Ma anche così non è male, eh? Dove si dice fino alla griglia. Sì, dà un po' di vita al cofano, all'enorme cofano di questa macchina. Ok, allora abbiamo fatto l'antenna, ce l'abbiamo messa, posteriore l'abbiamo fatto, la targa, bisogna cambiare la targa, metterci, abbiamo messo questa. Questo l'abbiamo messo, anzi un po' più grande, mettiamolo. Un po' più grande, vai. Allora, all'altezza delle due, delle due cosine, ok? Ci siamo, vai! Cerchi, poi il tempo stringe. Allora abbiamo dei cerchi, questi qua sono belli. Questi qua, questi non c'entrano niente, questi qua sono abbastanza scuri. Questi sono anni 1000 avanti Cristo. Questi mi ricordano quelli di una nota marca tedesca. Questi sono belli, eh? Per una macchina di lui di classe ci stanno tutti. Sì. Ci stiamo? Ci stiamo dentro? No? Vai! Aggiudicato. Ok, allora ovviamente una trazione posteriore con un cambio, a me piace più manuale da guidare, però questa macchina qua è un doppia frizione. Allora mettiamo un 300 290, dai, sui 290, spazzatura un pochino più sportiva, non troppo, va bene così,
65, ok, differenziale elettrico, qualità alta, radiali, mescola sportiva, sì, va bene. Ok, fammi vedere la macchina però, sennò come faccio a stabilire. Allora, davanti 2,55 si può anche fare. Sono larghi al massimo, dietro possiamo mettere su un 305, che è il massimo davanti. 265, 305, 21 va bene. Questo spostiamo verso l'esterno più possibile, ma neanche, no. Lascerei così, non spolgono troppo. Chi in lega, la spalla è buona, qualità ottima. Disco ventilato a 6 pistoncini davanti, 260, e un disco ventilato a 2 pistoncini da 220 dietro. Qualità confortevole, frenata 60 40, qualità alta. Vediamo, però non mi dà nulla di che. Qui non ci mettiamo niente, qui non ci mettiamo niente, è una macchina sportiva, un 10% ai freni e niente, qui tre posti dietro, ovviamente lusso, lusso come se non ci fosse un domani. Avanti, servo sterzo elettrico, trazione, controllo trazione, massimi dispositivi di sicurezza, confortevoli attive, ammortizzatore adattivo, sì, più confortevole, un comfort ovviamente, perché sarebbe una macchina molto confortevole, qualità alta, e alta come un fuoristrada, se farla così. Direi che non proprio il minimo, ma quasi, eh. Ci sono problemi, la forza volante posteriore è bassa. Quindi andiamo a sistemare questa qua posteriore. Facciamo un disco un po' più grande. Siamo tutti a pistoncini. E il cambio lo allunghiamo un po' le marce. Allora, facciamo vedere qui se raffresco un po' di più, dovrebbe, no, eh. Non vorrei che mi frenasse troppo poi, che poi mi inchioda. Andiamo avanti, finiamo questo discorso con il test sulla nostra pista e le scheda tecnica dettagliata. Allora, andiamo a provare sulla pista innanzitutto. Allora, le marce sono abbastanza corte, eh? 6 quinta, qua si allungano, però è buono, dai, 4 secondi e mezzo da una macchina di 194 all'ora mi sembra buono. E il consumo poi lo devo vedere nelle informazioni dettagliate. Sì, diciamo. Allora, il consumo 14 km al litro è buono, buono, molto buono, molto buono.
Direi che è una macchina venuta bene. Direi che è una macchina venuta bene. Quindi non ci resta che imporre il nostro marchio. Il nostro marchio. Qui. Tac. 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 A fare se è giusto. Tac, 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 si può abbassare un po', eh? Tac, ecco, tac, il nostro marchio dietro, allora, tac, e niente, andiamo a fare le nostre foto. Ah, bisogna dare un nome. Come la chiamiamo? Come la chiamiamo? Come la chiamiamo? Allora, la chiamiamo G. No, chiamiamo nessuno con G. G. Questo c'è un nome, ma non so come chiamarla questa. Qualcuno mi aiuti. GG. Chiamiamo con la scheda video, eh? Titan. Titan X e salviamo foto di rito. Allora, facciamo un po' diversa, facciamo un po' diversa. Allora, in fase 3, focus on car, niente, serve questa macchina, il senato va bene, messa a fuoco va bene, volevo girare un pochino il vuoto, ok, angolo di sterzata. Allora, fatto, fatto, fatto. Prendiamo in mano la macchina. Ah, bastava fare così. Ok. E niente, andiamo a terminare su questo foto di rito il nostro appuntamento. Ricordiamo che cosa abbiamo fatto, su una macchina di lusso, una sedan da 365 cavalli, 7300 giri, con un motore 3200 boxer da 6 cilindri, turbo compresso. Un ottimo rapporto consumo prestazioni, e come missioni ci siamo. E con questo ci salutiamo e alla prossima, speriamo che vi sia piaciuta questa nuova. Se vi è piaciuta e ne volete delle altre, ovviamente commentate se avete richieste particolari. Commentate, iscrivetevi al canale, fate un po' quello che volete, tanto è tutto gratis. Ciao ciao.